Io mi sono riservato di rispondere in forma scritta nei prossimi giorni, quando avrò acquisito anche il parere ufficiale del segretario generale che ho coinvolto della vicenda. Devo dire, ho già detto anche in aula, che in realtà l'ingegner Sacchetti gode la mia massima fiducia, se no non l'avrei nominato. Tra l'altro, nella premessa alla interrogazione è stato ricordato il rapporto professionale che esisteva in passato tra me e l'ingegner Sacchetti, sbagliando perché in realtà si è trattato di un sodalizio più culturale che altro, perché lui è stato mio allievo all'università, quindi direi che l'ho visto come professore quando lui era studente ed è stato molto bravo, ha fatto il dottorato di ricerca, si è laureato con un progetto Erasmus molto interessante dal punto di vista proprio della ricerca. E proprio per la sua esperienza dal punto di vista della gestione dei rifiuti, io gli ho chiesto di assumere questa carica. Ovviamente lui mi ha subito detto nel luglio dell'anno scorso che aveva un contratto, non so se di consulenza o di dipendenza, con una società che si occupa di rifiuti. E quindi è stato lui stesso a dirmi: non vorrei che ci fosse qualche motivo di incompatibilità. E io allora ne ho messo a conoscenza il nostro ufficio legale, che ha studiato la questione e mi ha dato, non per iscritto ma verbalmente, ampie assicurazioni che non c'era nessun profilo di incompatibilità. Per cui io ho chiesto all'ingegner Sacchetti se comunque in ogni caso lui si sentiva libero di poter assumere questo ruolo e lui mi ha detto di sì, e quindi lui è diventato assessore e sta facendo molto bene il suo lavoro. Quindi la formalità verrà nei prossimi giorni, ma la sostanza è quella che vi ho detto. Dal mio punto di vista non ho nessun tipo di ripensamento su questa nomina.